Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video parlerò dei contenuti che potrebbero essere rilasciati sul DLC di Natale che uscirà a breve. Il DLC di natalizio penso che sarà rilasciato anche sulle console old gen, così come la neve, e non si sa appunto se la neve uscirà praticamente a Natale, solo a Natale o anche prima. Io spero anche prima, perché appunto la neve sarebbe un'ottima cosa giocarci, ecco. Quindi spero proprio che la Rockstar non faccia sta cagata, che la neve la rilascia solamente a Natale, anche perché a Natale praticamente non penso che tutti noi giocheremo. Parlando invece dei contenuti che potrebbero uscire in questa espansione, praticamente si tratta della Tampa, che sarebbe un'auto abbastanza veloce, che alcuni modder comunque sia hanno già, anche su Next Gen, che hanno praticamente teletrasportata dall'account Solda Gen. Inoltre due nuovi clacson, tra cui uno che si sa, mentre altri due magari un po' meno vivaci, ecco. Quindi solamente uno io l'ho sentiti e solamente uno appunto mi interessa di più degli altri. Inoltre nuove modalità competizione chiamate Bestia versus Slasher. Inoltre ragazzi, come ultima cosa, non possono mancare i completi e le maschere natalizi. Quindi appunto troveremo queste cose non costose, non penso che siano costose, anche perché siamo molto vicini al DLC dirigenti criminali, quindi penso proprio che sia una cavolata che tutti i giocatori possono comprare. Ragazzi, volevo solamente farvi un riassunto di quello che potrebbe uscire in questo DLC, dato che molti di voi se lo chiedono. Per la neve non so quando uscirà, e neanche il DLC appunto so quando uscirà, quindi speriamo appunto che la Rockstar, diciamo, aggiunga la neve insieme a questo DLC prima di Natale. Comunque sia, ovviamente il DLC non sarà rilasciato a Natale, ma prima. Niente ragazzi, questo era un video rapido per appunto informarvi di questo DLC. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete passate nella mia crew di Orco Verde, troverete il link in descrizione per giocare insieme. Inoltre se volete aggiungermi i miei video online PS4 e Orco Verde, sempre scritto in descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!